2024 della Forza Impronese inizia con uno 0-0 tra le mura amiche del Bonci contro l'Avezzano al termine di un match che i ragazzi di Mister Fucili hanno tenuto in pugno per lunghi tratti senza però riuscire a trovare il colpo risolutivo, concedendo poco alla terza forza del campionato che è riuscita a creare qualche affanno alla retroguardia di casa solo dopo l'ingresso di Roberti. Molte le assenze da una parte e dall'altra, con i biancazzurri che oltre alle pesanti squalifiche combinate a Conti e Pagliari dopo l'ultimo match dell'anno passato, devono fare a meno dall'inizio anche di Battisti, Camilloni e Germinale, mentre il tecnico biancoverde Ferrazzoli è costretto a rinunciare a Ferrani e Onazzi e Roberti, non al meglio, è sostituito in avanti da Ortolini. Dirige Riai di Lovere. La Forza Impronese prende subito in mano il controllo della mediana con l'Avezzano che resta accorto e attento a non lasciare spazi e dopo un primo quarto d'ora a ritmi piuttosto blandi è la squadra di casa a far annotare la prima conclusione al 17°. Traversone di Pandolfi a destra per Casolla che a centro area controlla e si gira col destro, Cultrario respinge e Procacci arriva per primo sulla ribattuta ma non riesce a graffiare. I biancocelesti tengono alto il baricentro e costringono gli abruzzesi sulla difensiva, neutralizzando efficacemente i tentativi di ripartenza dei marsicani, ma fin oltre la mezz'ora succede poco con un paio di occasioni vanificate dall'imprecisione negli ultimi 20 metri dei biancocelesti. La Forza Impronese però spinge e nel finale di tempo torna a farsi minacciosa per due volte. Al 37° Palazzi si accentra a destra e arrivato all'altezza della lunetta lascia partire una sberla su cui Cultrario si deve opporre con i pugni. Al 41° Casolla prova a sorprendere Cultrario con un lob dalla distanza che il portiere marsicano devia in angolo. La Forza Impronese resta in avanti, ma fino alla fine della prima frazione non succede altro. Dopo l'intervallo il copione non cambia con i padroni di casa che manovrano e l'Avezzano Guardingo che sembra attendere il momento giusto per provare a colpire. Il palleggio dei ragazzi di Fucili produce però poche occasioni mentre l'Avezzano si fa vedere per la prima volta alle parti di Marcantonini al 65°. Roberti si libera all'altezza del limite dell'area per crossare verso Ortolini che prova la girata in tuffo di testa senza inquadrare la porta. I padroni di casa non si lasciano spaventare e tornano ad occupare con frequenza la metà campo avversaria, senza però riuscire a creare i presupposti per impensierire Cultrario. Nel finale Fucili inserisce anche Germinale e Battisti. A 10 minuti al termine i padroni di casa protestano per un contratto in area tra Fagotti e un difensore biancoverde, ma Riai è vicino e fa proseguire. Con l'avvicinarsi al 90° la Forza Impronese prova a stringere i tempi spingendo con più convinzione, ma proprio prima dell'indicazione del recupero la difesa di casa è costretta a chiudere su Roberti che si stava liberando in area di rigore. Nei 4 minuti di recupero accordati da Riai la Forza Impronese ci prova ancora con la conclusione di Battisti che esce non di molto e il calcio di punizione di Germinale dopo il quale cala il sipario sulla prima sfida del nuovo anno, anche se la Forza Impronese recrimina per un altro episodio dubbio sempre nei minuti di recupero con Battisti che dopo un buon controllo finisce a terra all'interno dei 16 metri avversari, ma Riai decide ancora di lasciar correre tra le proteste dei biancocelesti che alla fine devono accontentarsi di dividere la posta con la formazione marsicana.